Assisi, 24 settembre 1961. 700 anni sono passati da quando il più umile e il più grande figlio dell'Umbria, Francesco, lanciava da questi colli all'Italia e al mondo il suo messaggio di umana fratellanza, di amore per la vita e le sue creature. Nel secolo dei satelliti artificiali e della bomba all'idrogeno, una folla diversa si raccoglie all'ombra dell'antica rocca per ascoltare un nuovo messaggio di pace. Così Gianni Rodari iniziava a raccontare la prima marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli, organizzata dal filosofo cattolico Aldo Capitini, da allora nota come la Marcia Perugia Assisi. Era il 1961. A gennaio si sono infatti conclusi i festeggiamenti per i 50 anni dalla prima marcia e in questi giorni Flavio Lotti, attuale coordinatore nazionale del Tavolo per la Pace, a Treviso ha affrontato proprio l'urgenza dei nostri tempi, ovvero l'ascolto dei punti di vista diversi. Tutti gli sforzi che faremo per condizionare gli avvenimenti avranno molta meno efficacia di quanto non l'abbiano avuti fino adesso. Questo che cosa significa? Significa che dobbiamo decidere come vogliamo stare dentro a questo periodo. E la prima cosa da fare è proprio quello che noi cercheremo di fare anche nel nostro piccolo questa sera, vale a dire cercare di capire che cosa sta accadendo. Se noi non facciamo, e ovviamente non basta una serata, uno sforzo per ridurre la distanza che c'è tra quello che accade attorno a noi e quello che noi comprendiamo, se noi non proviamo in tutti i modi a ridurre questa distanza, noi avremo sempre più difficoltà ad essere protagonisti effettivi del tempo che viviamo. E se non saremo protagonisti, finiremo per essere vittime. Il riconoscimento degli altri punti di vista, cioè dei punti di vista degli altri, sia che abitino nelle nostre città, sia che abitino mondi apparentemente ancora lontani, dall'altra parte del Mediterraneo, in Medio Oriente o in Africa, eccetera, eccetera, è oramai diventata un discrimine. Si può essere per la pace e finire per fare la guerra solo perché si è convinti di qualche cosa che prescinde oramai dal confronto con un altro punto di vista. Come la questione dei diritti umani sia trascurata anche dagli organi di informazione, come del resto si deduce dalla chiusura delle sedi RAI nel sud del mondo, come quella di Nairobi, Nuova Delhi, Buenos Aires, ha portato come esempio anche la copertura informativa sull'ultima grave crisi alimentare in Corno d'Africa. Si sapeva che sarebbe accaduto, si sapeva che siccome non piove e poi dopo viene la fame, e nessuno è intervenuto per tempo, non quando poi finalmente a fronte dei morti, 10.000, 20.000, 30.000 morti, perché i primi tre mesi sono morte 30.000 persone, 30.000 persone in tre mesi, dopo i primi 30.000 morti si è cominciato ad intervenire. Come si fa sempre all'ultimo minuto e sempre poi per il tempo in cui la questione rimane sotto i riflettori internazionali. Dopodiché si può chiudere, ridurre, c'è la crisi, abbiamo altre priorità, spendiamo in altro modo. Ne ci
necessità di fondare un nuovo pacifismo, quindi, che trascenda quello post-guerra, che arriva e alza gli scudi solo a guerra scoppiata. È necessario un pacifismo quotidiano, che passa anche attraverso l'adozione di nuove pratiche di vita, che si fonda sia sull'azione individuale, ma anche su quella collettiva, e soprattutto sull'azione degli enti locali. Lotti ha poi puntato il dito sui governi attuali, sostenendo che non ce n'è uno che metta in campo un'azione concreta per risolvere le crisi aperte. Dobbiamo impegnarci per costruire una politica nuova, perché non bastano i pacifisti a risolvere questi problemi. Abbiamo bisogno della politica. Se non ci impegniamo a costruire una politica nuova, ovvero una politica fatta di persone e istituzioni che si occupino di questi problemi, invece di fare sempre interessi propri.